Benvenuti per questo incontro annuale che generalmente coincide con la festa di San Francesco di Sales, anche se oggi non è il giorno in cui si fa la memoria liturgica di San Francesco, ma è un modo per incontrarci. Ringraziamo il nostro Vescovo che ogni anno ci accoglie all'interno di questo refettorio che è del Seminario Vescovile. Ringraziamo l'Ordine dei giornalisti che è rappresentato qua anche da dei consiglieri. Ringraziamo Marcello Zinola che in corsa ha sostituito Andrea Ferro, che inizialmente avrebbe dovuto essere qua con noi per questo incontro di formazione. Ringraziamo Luxi Liguria che anche quest'anno ci ha supportato nell'organizzazione, c'è la Presidente Laura Ferrera e poi anche con la presenza di Maurizio Dischino che è segretario nazionale del Luxi che ci ha raggiunto da Roma, quindi ha affrontato anche il viaggio per essere qua con noi. Grazie. E poi naturalmente ringraziamo gli uffici diocesani delle comunicazioni sociali che anche quest'anno hanno collaborato insieme, l'ufficio diocesano di Genova e quello di Chiavari. Allora chiediamo subito un saluto, inizierei da Genova, da Monsignor Silvio Grilli che è il direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi per un breve saluto introduttivo. Un saluto pieno di affetto per tutti voi. In particolare per il Vescovo Alberto, al quale vogliamo bene tutti, ne apprezziamo il servizio episcopale e anche l'impegno nel ramo delle comunicazioni sociali, essendo delegato della Conferenza Episcopale Ligure per le comunicazioni sociali, che sono storicamente sempre state a cuore a lui. Questa mattina durante la messa ci ha illustrato, sunteggiato il documento del Santo Padre per la giornata delle comunicazioni sociali, ma che già sicuramente, soprattutto nel contesto della festa di San Francesco di Sales, tutti abbiamo potuto leggerlo. Si tratta di un documento da raccomandare a tutti voi, ma soprattutto ai vostri amici e a chi ha responsabilità nella comunicazione sociale. Il Papa sostanzialmente, senza conoscerci, in quel documento, e lo ha ribadito anche il Vescovo Tanasini, ci rende onore per la nostra professione, soprattutto se la facciamo molto bene, se facciamo della vita, di quello che accade nel mondo, se lo facciamo diventare storia raccontata, illustrata, comunicata attraverso tutte le nostre organizzazioni. E quindi noi abbiamo un compito assolutamente importante e delicato. Siamo espressione qui di non grandi giornali o grandi televisioni, ma siamo l'espressione di una presenza nella comunicazione sociale a livello locale, di territorio, preziosissima. Noi, come ci ha detto questa mattina il Vescovo Tanasini, siamo chiamati a rendere storia la vita a partire da quella di Gesù fino a quella delle piccole realtà e persone delle nostre comunità. Siamo giornali e televisioni e radio di comunicazione locale. Questo nostro compito credo che ci gratifichi, perché non siamo costretti, come talvolta lo sono quelli che operano nei grandi mezzi di comunicazione asserviti ai poteri di questo mondo. Noi siamo soltanto servi del Signore e della verità e soprattutto disponibili a valorizzare ciò che di buono, di giusto, di bello, di santo, di sacro avviene nelle nostre piccole realtà territoriali che siamo chiamati a rappresentare. Grazie. Grazie a Don Silvio. Allora adesso passiamo la parola a Don Fausto come direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Chiavari. Ma solo per ringraziarvi della vostra presenza e questo appuntamento ormai è entrato un po' anche nella nostra storia di giornalisti del Tiguglio, perché credo che
le cose che ci ha ricordato Don Silvio, che ci ha detto il Vescovo nella Messa, poi passino attraverso la vita di tutti i giorni, che è la nostra, nella semplicità, nelle cose piccole, ci passa la vita di tanta gente, ci passano le speranze di tante persone, di tante famiglie, di tante comunità. E quello che è magari una storia piccola, nella misura in cui è di una persona, per Dio ha valore infinito, perché non è commisurata sui criteri del mondo, ma è commisurata sul criterio del suo amore. Allora credo che l'amore per il nostro lavoro, nella misura in cui entra in rapporto con la storia di una persona, la storia di tante persone, ci offra un'opportunità anche per voler bene, per rispettare, per conoscere. E questo credo valga anche tra di noi. Quello che è la mia esperienza negli anni del lavoro fatto a Telepace nell'ufficio delle comunicazioni, di aver costruito delle amicizie anche con molti di voi, e proprio perché abbiamo un compito comune, quello di raccontare, sento che non sono amicizie superficiali, sono profonde. Quando si parla di cose del nostro territorio, anche le cose più piccole, si va a parlare con un cuore di attenzione, con un cuore di rispetto, con un cuore di valore. E penso che sia un elemento, un dono anche del lavoro che siamo chiamati a fare, che quando è fatto con questa attenzione valorizza sia la vita degli altri ma anche la nostra. Grazie di essere qui oggi. Allora continuiamo con questa giornata, che è anche una giornata di memoria di una storia che è passata tra di noi e che non vogliamo dimenticare. Bene, grazie. Lo spunto di riflessione, come sempre, è quello del messaggio appunto pubblicato in occasione della festa di San Francesco di Sales, il messaggio del Santo Padre in occasione della giornata delle comunicazioni sociali, il cui titolo quest'anno era "Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria, la vita si fa storia". Un titolo che abbiamo declinato col tema della comunicazione come strumento di connessione tra la memoria e la vita, con anche spunti e prospettive dal punto di vista proprio deontologico. E quindi sulla deontologia il primo intervento di quest'oggi, che è quello di Marcello Zinola, che in qualche modo affronterà questo argomento anche proprio dal punto di vista della deontologia professionale. Grazie. Allora, grazie, buona giornata a tutti. Un ricordo molto particolare dell'appuntamento dell'anno scorso, ugualmente partecipato, e anche per il confronto che c'era poi stato dopo con i colleghi. Io credo che non lo conosco Papa Francesco, non l'ho mai incontrato, leggo e ascolto, ma credo che la categoria la conosca molto bene, cioè, non solo da adesso, da quando il Papa ha rotto molti anche meccanismi e metodi di rapporto un po' sorprendendo, e lui con i suoi collaboratori, il tipo di scelta che ha fatto su questo tipo di iniziative, sul messaggio legato al mondo della comunicazione e dell'informazione, siano sempre molto puntuali, anche quello di quest'anno, molto impegnativo, perché soprattutto anche visto dal punto di vista di un laico, un mio vecchio amico prete di Savona, che conoscevo quando era giovanissimo curato all'oratorio, scherzando ogni tanto quando mi vede, a quasi 80 anni adesso, mi dice: "Ti sei perso per strada", dice, "dai tempi in cui vincevi i tornei interparrocchiali di calcetto". Però credo che le cose, calcetto si ne deve a calcio balilla e non calcio a 5 o a 7, non eravamo ancora così avanti. Ma questo per dire che determinati valori e concetti non sono di destra, di sinistra o appartengono a qualche fede particolare. Io credo che dovrebbero fare parte di ciascuno di noi e nel nostro lavoro essere un patrimonio comune. Un patrimonio scontato, come dice anche quest'anno il messaggio, dice, uno strumento di connessione tra la memoria e la vita. Non può essere un modo di dire, e considerato che nel suo messaggio il Papa parla anche di narrazione, di racconto, storytelling, come diciamo oggi, no? Non è casuale, e credo che ancora di più che rispetto ad altri appuntamenti, ad altri messaggi,
quest'anno abbia anche un valore non tanto e non solo per chi fa il giornalista classico nei giornali tradizionali, nell'online, ma per chi opera nel mondo dell'informazione e comunicazione, no? Abbiamo già visto altre volte, informazione e comunicazione sono due cose diverse, però la fanno sempre dei giornalisti, o quasi sempre dei giornalisti, e credo che sia ancora di più importante perché questo messaggio quest'anno in qualche modo vada a toccare anche chi opera nel mondo della comunicazione, gli uffici stampa e tutto quanto si collega a questo mondo. Perché se Don Grillo ha fatto riferimento ai mezzi di comunicazione, diciamo, asserviti un po' ai potenti di turno, beh, dico, chi ha una fede, chi è un credente, c'è un bel editore di riferimento, cioè molto più impegnativo che quelli che fanno le fusioni in questi giorni mettendo in strada poligrafici e giornalisti o riducendo da 5 a 10 euro quello che prendono della metà. C'è un editore di riferimento molto impegnativo dal punto di vista delle proprie convinzioni, della fede e dei principi che afferma, principi che poi, come dicevo prima, dovrebbero essere condivisi e che sono poi tradotti in quelli che io spesso chiamo nei corsi l'acqua calda, la deontologia, le carte deontologiche, lo sappiamo tutti, non presentano dei concetti sconvolgenti, eh? Non è che uno al mattino si alza, ne apre una, dice perbacco, questo non l'avevo ancora sentita. Il problema è che questo non l'avevo ancora sentita, purtroppo lo diciamo spesso quando magari ci si ritrova ad affrontare come certi argomenti vengono affrontati, pubblicati e diffusi. E per come viene gestita poi la comunicazione, che questa sì è molto più direttamente legata ancora di più di quella di un giornalista classico dell'informazione a un editore di riferimento, ha molte più difficoltà il giornalista, perché in un ufficio stampa o è quello o non è quello, e tradotto senza nascondersi dietro un dito, spesso ancora di più che con i mezzi di informazione si tratta alle volte di dover tradurre in un comunicato, in un messaggio, qualcosa che magari non è del tutto corrispondente al vero, lo sappiamo tutti. Per campare sì, e ancora di più nella crisi di oggi si deve fare questo, è un problema che tocca direttamente la deontologia e che tocca il discorso della narrazione. Lo dice Papa Francesco nel suo messaggio, questo discorso di come viene utilizzata e di come viene fatta la narrazione delle cose, e a seconda di come viene fatta e di come la facciamo noi giornalisti, le cose vengono orientate. Ancora di più forse, a mio avviso, rispetto a come si fa con l'utilizzo delle notizie e della cronaca. Il cercare buone notizie e collegarsi tra memoria e vita e fare testimonianza non significa essere buonisti, non è una forma di censura cercare delle buone notizie, perché, lo dicevo prima alla collega di Telepace, in una brevissima intervista, cioè il cercare una buona notizia può anche essere avere la capacità, il coraggio e l'onestà intellettuale di prendere ed fare emergere una cosa che non va bene, ma dipende come lo faccio, con quale tipo di approccio, con quale tipo di onestà intellettuale. Poi ci posso costruire sopra anche una campagna su quella cosa che non va bene, però sono in grado e riesco sempre, siamo sempre in grado di farlo con questa onestà intellettuale, senza mischiare nel momento della ricerca troppo la nostra convinzione ideale, politica, di convenienza. Non è semplice perché il giornalismo, verrebbe in mente di citare Rino Formica, senza quello che diceva lui da vecchio socialista della Prima Repubblica, il giudizio che dava sulla politica, che la definiva sangue e tutta una serie di altre cose poco onorevoli intorno, ma il giornalismo talvolta in qualche modo lo è, perché deve andare a mettere mano in questi mondi, in questa cosa. E allora tutte le cose della deontologia vengono a saltare o vengono giustificate certe scelte, certe situazioni, perché non, dovendo fare quello non c'era altro modo o altre cose. Qualche collega, parlando nei giorni scorsi, dicendo c'è l'appuntamento di Chiavari, il messaggio del Papa, parlando a Genova, diceva sì, vabbè, ma noi giornalisti, dice, sta roba qua che ci interessa, giusto, perché il concetto è giornalismo è come la politica, come diceva Formica. Sì, ho capito, purtroppo spesso è anche questo e purtroppo spesso anche noi
siamo un po' così, inutile che ce lo stiamo a nascondere, cioè, lo vediamo ogni giorno, cioè, in televisione, su certi mezzi di informazione, la titolazione, il linguaggio che adoperiamo, la narrazione che facciamo. L'attualità di questi giorni, il caso della Segre, c'è il problema dell'Olocausto, il tipo della Shoah, della narrazione che facciamo. Cioè, taluni in maniera smaccatamente, veramente vergognosamente falsa o strumentale, ma a volte fatta invece molto bene, con molta finezza intellettuale nel raccontare cose false o nel volere in qualche modo riraccontare o riscrivere la storia. O anche su fatti assolutamente contingenti, recenti, che stiamo vivendo nelle nostre comunità, che possono riguardare la parrocchia, la chiesa, il comune, noi stessi. Spesso noi giornalisti, quasi mai, un po' è anche una scusa, non parliamo di noi, dei nostri problemi, di queste cose all'esterno o sui mezzi, un po' perché non ci sono gli spazi, un po' perché preferiamo non farlo. Dicevo, come dice il messaggio di Papa Francesco, la narrazione, il cercare le cose buone, il farle emergere. Ripeto, non è buonismo. Una cosa buona è certamente cercare delle testimonianze, delle storie, dei racconti, delle situazioni, della realtà che per fortuna sono maggioritarie, che funzionano, che sono positive, che possono essere esempi in positivo, piccoli o grandi. Lo stesso è anche trovare delle cose non positive, non particolarmente ben funzionanti o ben che magari ci piacciono poco, ma è positivo far emergere anche quello. Bisogna cercare di dare, ed è questo un aspetto un po' anche della deontologia, un aspetto, cioè il positivo del lavoro e della professione che facciamo, di come lo facciamo, il modo in cui ci approcciamo a questo. Non lo dico perché è qui presente ed è un carissimo amico, ma c'è stile, la satira è una cosa micidiale. Io sono convinto che non debba avere limiti e ci dobbiamo sottostare. Abbiamo qua Rolli, e vabbè, dico, il suo modo di fare satira è pungentissimo, però c'ha di fondo un rispetto della persona, non nascondi mica niente, cioè, ha toccato un po' di tutti i campi. Ha tradotto giorni fa la storia di Papa Francesco, quando, no, l'episodio ultravirale della fedele che lo tocca, lo strattona, lui che è uscito fuori di tutto, la sua vignetta, no, che ha tradotto, e secondo me anche con una certa classe, una certa delicatezza, il rapporto con il Papa Emerito, con Ratzinger, in relazione al libro sul tema del celibato dei sacerdoti, no? La battuta, tolgo la firma, non mi ricordo più com'era, ma non usare le tue manone, cioè, fatto anche quella vignetta, quell'espressione, quel tratto, cioè, non ha mica nascosto niente, toccava un argomento sul quale ci sono stati, abbiamo avuto, ci sono fiumi e decine di centinaia di parole, di commenti. In quella vignetta c'era uno stile, c'era tutto e c'era il rispetto, la positività del rispetto delle persone, del tema che era affrontato. Si poteva pensare in un modo, da credenti, da non credenti, ma c'era il rispetto che era fondamentale, e c'era, secondo me, veramente in quel quadratino, in quelle 10 parole e in quei due tratti dei disegni, il discorso anche lì della narrazione, perché una vignetta, una foto, spesso si dice può valere, anzi vale spesso più di 100 righe scritte, e lì ci stava dentro tutto il discorso. Un altro problema, dice, del messaggio del Papa, che a me l'ho segnato, dice: l'uomo è un essere narrante perché è un essere in divenire, che si scopre e si arricchisce nelle trame dei suoi giorni, ma fin dagli inizi il nostro racconto è minacciato, nella storia serpeggia il male. Torniamo di nuovo all'inizio, secondo me. E per noi giornalisti questo tipo di responsabilità nel racconto è doppio, perché siamo noi stessi, come dice il Papa, comunque la si pensi, io parlo da laico, ripeto, però siamo noi stessi dei narranti, no? Ciascuno di noi ha la propria storia, ha il proprio modo di essere, e in più, per professione, raccontiamo gli altri, e quello che è il racconto e la narrazione degli altri. Quindi una doppia responsabilità,
il nostro essere narranti, il nostro essere persone, con la nostra storia, la nostra identità, nella nostra professione, ci porta talvolta a narrare gli altri in un modo non completamente adeguato rispetto a quelle che sono le loro storie. La critica di certi colleghi, ma questi sono concetti troppo alti, il Papa parla con rispetto, però parla i credenti, parla i preti, parla le parrocchie, parla a chi ci crede, però dice a noi tutto sommato che ci azzecca questo tipo di discorso. E beh, un pochettino ci azzecca, non è un concetto da baciapile, tanto per parlarci chiaramente, perché credo che chiunque, cioè su questi concetti di correttezza e di rispetto della persona, che sia un credente, che non lo sia, dovrebbe averle nel proprio DNA. Se non ce l'aveva all'inizio, se li costruisce, dovremmo averli nella nostra professione. Ed essere un valore comune. La deontologia, sollecitava anche prima Cristina, anche qua torniamo all'inizio. La deontologia per un giornalista è l'acqua calda, lo dico sempre, ripeto, le carte deontologiche non ci sono concetti strani, no? Che uno dice, ripeto, uno si alza e dice perbacco. Se c'è stata e c'era la necessità di ribadirle, aggiornarle, discuterne, come in tutte le cose, vuol dire che se c'è necessità di richiamare, di rimettere insieme, di sottolineare alcuni concetti, vuol dire che c'è una parte di noi, talvolta in buona fede, spesso in malafede o per ignoranza o mancanza di conoscenza o di cultura su questo fronte, commette degli errori e va a violare questi principi. La deontologia, il racconto, la narrazione fatti in maniera corretta non sono, ribadisco, una censura, una forma di autocensura. Io ho fatto 40 anni il cronista di nera e di giudiziaria. E l'ho detto mille volte, andato in pensione avrei potuto vivere, fossi stato poco corretto, di ricatti per le storie che mi sono passate per le mani, di cose che io non ho autocensurato, ma valutando questo particolare, questo aspetto, il nome di questa persona, c'entra con la storia, il processo o no? O c'è caduto di mezzo per caso? C'entra perché era un mezzo a fine per quel reato, per quella vicenda, lo racconto con correttezza. Non c'entra, faccio finta di non averlo letto. Con Giabetto e altri lavorando insieme, sanno benissimo le discussioni, dico coloritamente, omeriche con taluni capicronisti e direttori su questo fronte, ma lo scrivono gli altri. Cominciamo a metterci noi in un certo ordine di idee del racconto e della narrazione e poi proviamo magari a farci venire dietro gli altri. Lo scrivono gli altri, ma allora rubano tutti, rubiamo anche noi, facendo un discorso e un paragone assolutamente estremizzato. La narrazione, lo storytelling al quale fa riferimento il messaggio e il discorso del falso, delle notizie false, le chiamiamo fake, in Liguria in dialetto le chiamiamo in un altro modo, il concetto non cambia. Cioè l'utilizzo che ne viene fatto oggi ce ne sono montagne, cioè proprio c'è una struttura, no? È inutile che ve lo stia a spiegare io di come vengono utilizzate e costruite, ci sono uffici di comunicazione specializzati in questo, di ogni tipo e colore di tendenza, non c'è solo la bestia di Salvini. Tanto per essere chiari, ce ne sono anche altri che si muovono in qualche modo, che magari prendi in maniera un po' più elegante, prendono un po' più uno spunto, ma noi stessi, io pongo solo una domanda, lo è o non lo è? Ma il codazzo, io non entro nel merito, dovevo intervenire i carabinieri, il poliziotto, fermarlo, impedire che citofonasse, ma c'eravamo 50-60 giornalisti dietro quel pomeriggio. Riguardatevi le immagini, riguardiamo le nostre espressioni, dico nostre come categoria. Metà, se non di più, ridevano e sghignazzavano di noi giornalisti. Anche, io dico, fosse stato, e lo dico da uno che ha fatto i più errori di altri in 40 anni di cronaca, e lo dico dopo un'esperienza degli ultimi 5 anni fatta con dei corsi e degli incontri fatti nelle carceri della Liguria, in particolare a Marassi, e in particolare con tipologie di detenuti
a torto o ragione, condannati a un'attesa di giudizio con storie particolarmente pesanti sulle loro spalle, e beh, dico, la persona rimane sempre al centro delle cose e al centro dell'attenzione e del rispetto nostro. E ribadisco, non si tratta di essere cattolici, non cattolici, credenti, non credenti, tutto quello che vogliamo, sono principi di fondo. Diciamo che sono i fondamentali per un giornalista, e come per uno che vuole giocare a pallone, ricordo sempre all'esempio di Pruzzo quando venne venduto alla Roma, che Lidl gli insegnò a palleggiare contro un muro, faceva gol di testa, di piede, di ginocchio e di schiena, non sapeva palleggiare, gli mancavano i fondamentali, disse Lidl, era un campione. Noi giornalisti, io gli errori li ho fatti in 40 anni perché talvolta qualche fondamentale mi è mancato, me l'ero dimenticato. Non è che sono qua a parlarvi, sono arrivato col fascio della luce e illumino chi mi ascolta. Ne ho fatte, alle volte se rilego le cose che scrivo 30 anni fa, solamente 20 anni fa, magari mi scappa da ridere nel migliore dei casi, certe cose che magari affrontavo convinto di determinate cose. E la narrazione, quindi poi uno rivedendo i processi, sono la cosa classica, raccontiamo l'inchiesta, che è un pezzo della narrazione, poi non andiamo più a seguire i processi, che magari ne viene fuori un'altra perché Marcello Zinnola, che era imputato, finalmente ha la possibilità che dica delle castronerie, che sia vero, che sia falso, ma di dire la sua di fronte a tutti. E la crisi, siamo sempre di meno cosa, non ci siamo, è una narrazione monca anche quella lì. È una narrazione monca. E non collega quello che il messaggio di cui discutiamo oggi, facendo un paragone con quello che ha fatto Papa Francesco, due minuti ho finito, a me aveva colpito una delle prime visite che aveva fatto dopo la sua elezione a Napoli, parlando del lavoro, con un po' di itagnolo all'epoca, disse che spussa, come si dice tra l'altro anche qua un po' in Liguria, no? Il lavoro è chi dà lavoro non buono, chi non paga, il lavoratore disonesto, ancora di più il datore di lavoro che non rispetta diritti e doveri, vale anche nel mondo dell'editoria, per carità. Talvolta magari sono quelli che fanno le campagne poi sui rider, pagati 5 euro o 2 euro a consegna di pizza, che poi al loro interno nelle politiche aziendali dicono che nella loro policy non c'è la stabilizzazione dei precari, o il non pagare 2 euro e mezzo una fotografia per la quale un fotogiornalista magari impiega 10 ore per farla. E allora questo esempio che mi era venuto in mente e che mi ero assegnato può essere trasferito sulla narrazione. Mi immagino Bergoglio che dice che spussa questo tipo di narrazione perché non è onesta, non è corretta, o che spussa l'editore che ti mette nelle condizioni di fare quella cosa lì, anche se è un sincero democratico come editore o gruppo editoriale. E nello stesso tempo diciamo che non odora bene neanche il giornalista che magari è convinto di farla quella narrazione, e non è solo un obbligo aziendale o che arriva dall'editore. Chiudendo sul discorso dei falsi e dei fake e delle fake, spesso anche noi giornalisti, il racconto, le campagne, l'estremizzazione, il buonismo assoluto perché fa notizia il don che apre la parrocchia, crea l'associazione laica religiosa collaborando insieme sull'accoglienza dei migranti. Oddio, 400 lasciati al freddo a Lampedusa o a Porto Empedocle o a Taranto, per bacco, direbbe da dire un'altra cosa ma non è l'ambiente esatto, dico per bacco, però se Don Brioni con un'associazione di Chiavari apre, ci sono 10 di queste persone che vengono qua, si inseriscono, anche i più corretti, magari sinceri democratici, anche tra i giornalisti, dicono in piazza sono 100 metri da casa mia, ci passa il bambino che va a scuola, quell'altro. E sulla cronaca, dal punto di vista del racconto, di nuovo della narrazione, prevale questo perché
ritorniamo di nuovo all'inizio, ritorniamo al discorso che si fa più ragionamento di pancia che di testa, non dico di cuore, perché sarebbe già forse nemmeno tanto corretto, di testa che di pancia, e quindi andiamo su una narrazione scorretta. Si tratta di essere intellettualmente onesti, non di fare del buonismo o del pietismo, che non servono a niente, anzi forse sono peggio ancora in talune situazioni di quelli che fanno il racconto completamente opposto. E quello che riguarda anche il nostro mondo all'interno, la deontologia nostra nel racconto che non facciamo all'esterno, è quella della solidarietà tra di noi, è quella del pensionato nostro che non ha problemi e che per motivi diversi, semplicemente magari perché non riesce a farsi un'idea di andare in pensione, di non avere più la firma e di non essere più salutato al mattino quando va al bar a prendere il caffè perché ha fatto il pezzo, dicono bravo Don, hai fatto un bel pezzo, e non te lo dicono più, cioè è legato ai cicli della vita, anche lui quando andrà in pensione che magari farà dell'altro, cioè, non gli dicono, scusate il paragone, bella predica domenica, bella omelia, no, vedono, no, forse perché sono più pochi anche loro, i giornalisti ci vanno, però spesso continuano a lavorare senza averne necessità e, come dico io, sciacallano quel poco che c'è a chi è rimasto e che è precario. Anche questa è una forma di narrazione di disonestà nostra, perché facciamo la morale agli altri con un racconto scorretto e poi al nostro interno, cioè dicendo dovete fare, e poi il famoso discorso dell'omelia o del comizio dal pulpito, fate quello che dico e non guardate quello che faccio. E spesso noi facciamo anche un po' questo tipo di ragionamento, no? Io credo che, chiudendo, e certamente senza voler fare il teologo, perché non c'hanno i titoli, le qualità e le competenze, ma semplicemente ad essere un giornalista, ad essere dei giornalisti genericamente laici, curiosi, come deve essere un giornalista, si può dire che la Bibbia, chiudendo proprio sull'attualità, sia stata forse la prima forma di narrazione vera che può insegnare anche a qualcosa all'utilizzo della scrittura online. Le parabole, mi ricordo quando facevo il chierichetto, era dottrina, non era catechismo, quando si chiamava dottrina, no, all'epoca. Cioè, ripensandoci erano brevi, era come la scrittura del web. Se sul web scrivo un lenzuolo, dopo 10 righe, guardano la vignetta di Stefano, ma dall'undicesima mia riga in poi, ma neanche se sono Montanelli o un Vate vanno a leggere le cose. Sono testi abbastanza fotografici, io direi, per quello che raccontano e come lo raccontano. Fate le opportune valutazioni, i parametri, l'epoca, il tipo di, no, pubblico a cui venivano, gli auditori che ascoltavano questi racconti, chi leggeva queste cose. E questo credo che, ripeto, da laico, probabilmente magari adesso prendere una serie di randellate da Dischino, eventualmente dai due Don, no, per quello che ho detto, però magari solo dai preti. Solo dai preti. Però dico, anche questo in qualche modo, cioè noi giornalisti, qualche indicazione, cioè da qualche testo vecchio potremo anche prenderla, proprio su questa forma di stile, proprio per fare questo collegamento del messaggio di memoria e di vita. Il problema ultimo, Interrico, vogliamo tradurlo ancora in maniera ancora più laica, questo discorso del messaggio del Papa, dal punto di vista, diciamo, di uno che non è un teologo, che non è un praticante, che quindi ha meno strumenti anche di analisi, di valutazione, di approfondimento di altri come posso essere io. Diciamo che i concetti deontologici, parolone, 7 virgolette all'inizio e 14 alla fine, potrebbero essere questi principi un po' il nostro Vangelo. Hanno un difetto le carte deontologiche, sono un po' troppo lunghe, perché poi i concetti cardine sono 5 righe e partono tutte, guarda caso, tutte dal rispetto della persona e dal concetto dell'onestà intellettuale e del racconto. Torniamo di nuovo
al punto del titolo, della sintesi del titolo del messaggio, collegamento della memoria e della vita, il racconto e la forma della narrazione. Possiamo essere più bravi o meno bravi, il concetto di fondo è quello della onestà intellettuale e della positività del racconto, non tanto e non solo della positività di quello che possiamo andare a raccontare o a raccogliere, ma di come lo raccontiamo. Grazie, scusate, sono sforato. Grazie. Grazie a Marcello Zinola, che sicuramente ha dato degli spunti che poi alla fine potremo anche riprendere insieme. Ora la parola passa a Maurizio Dischino, come abbiamo detto, segretario nazionale dell'UCSI, l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, ma anche inviato per TV 2000, quindi tante storie raccontate anche da terre dove forse spesso non si fa notizia. Una di queste è da dove è appena tornato Don Fausto. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Svegli? Avete bisogno di caffeina? No? Vabbè, grazie al Vescovo Tanasini, e soprattutto ci tengo a salutare lui per primo, perché se oggi sono qui non soltanto come giornalista di TV 2000, ma come UCSI, lo dobbiamo al Vescovo Tanasini e a Don Silvio, che sono stati i principali artefici nel far rinascere il gruppo dell'UCSI in Liguria qualche anno fa, e quindi grazie a Laura Ferrero, alla Presidente, per questo invito, e a tutto il gruppo, Roberto Costa, Michela, Francesca, insomma, il gruppo dirigente dell'UCSI Liguria, che si stanno dando molto da fare per essere memoria di una storia associativa che va avanti da 60 anni. Noi abbiamo appena celebrato i 60 anni, ma siamo ancora nell'anno del 60esimo, e nell'anno del 60esimo, il 23 settembre scorso, siamo stati ricevuti da Papa Francesco, che ci ha consegnato un altro discorso che io direi che è un po' il prologo a questo messaggio per la 54esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, e i due si intrecciano. Quindi noi come soci UCSI, ma io penso che sia rivolto a tutte le giornaliste e giornalisti, i discorsi da tenere proprio praticamente sempre caldi nel cassetto siano proprio questi due, anche perché il discorso all'UCSI non era soltanto all'UCSI, ma veramente a tutti. E perché tu possa raccontare e fissare nella memoria, la vita si fa storia. È una frase presa dal libro dell'Esodo, quindi dalla storia della grande mobilità di un popolo che doveva ritornare, insomma, alle sue radici, ecco. E in questo messaggio ci sono tante immagini che mi hanno aiutato un po' a riflettere sulla mia vita di cronista, perché il giornalista, la giornalista, il giornalista è un cronista della storia, non è un informatore o un comunicatore. Questo ce l'ha detto Papa Francesco nel discorso a UCSI, è un cronista della storia. Però per essere cronisti della storia bisogna saperlo fare con le parole giuste, con le regole giuste, il rispetto per la persona che ha richiamato a lungo il collega, e soprattutto bisogna starci. Bisogna esserci in quel posto, non soltanto per ascoltare, per vedere, ma anche per cogliere gli odori, per attivare tutti i sensi, per poi saper raccontare, per fare memoria e per essere proprio un anello di storia tra quel vissuto e il futuro che andrà a leggere perché tu hai saputo far memoria. È una catena umana che va avanti, e noi non facciamo altro che essere anelli di questo telaio, come dice il Papa, o tanti fili che si intrecciano. L'uomo è un essere narrante, dice il Papa, no, dice tutti noi siamo nati con i racconti, e la mia carriera di giornalista nasce proprio come stimolo a raccontare le attività di un oratorio, perché io ho scoperto questa professione facendo il volontario in un oratorio a Roma, un oratorio in una realtà abbastanza difficile. Ogni tanto chiamavamo la
la giornalista delle pagine diocesane di Avvenire Roma 7, dicevamo, chiamavamo Maria Grazia, si viene a raccontare questa festa di fine anno con i ragazzi di queste case popolari. Sì, 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 va bene. Un anno disse: guarda, io quest'anno non posso venire, ma perché non lo fai te? Dico: ma io non faccio questo mestiere, studiavo teologia da laico, ma per fare l'insegnante di religione. E così è nata la mia professione, in un cortile di oratorio, perché qualcuno mi ha detto di narrare quello che io vedevo e con i miei occhi ascoltavo con le mie orecchie. E così è nata la mia professione. E poi da lì questo mio narrare mi ha portato in giro per il mondo, anche perché poi da freelance bisognava in qualche modo inventarselo il lavoro. E il lavoro o in Italia, ma con l'esperienza che avevo cominciato a fare con Roma 7 e soprattutto con la FOCSIV, la Federazione degli Organismi Cristiani, mi avevano portato ad avere uno sguardo non soltanto sulle periferie romane, andando a seguire Giovanni Paolo II nelle parrocchie, soprattutto nelle parrocchie che erano ancora in locali provvisori, non negli edifici, ce n'erano 50 su 300 a Roma, pensate, ma anche in giro per il mondo, a cominciare dall'Africa. Perché dico questo? Perché voglio raccontare, adesso non è che vi voglio raccontare la mia vita di cronista, perché ognuno di noi ha tanto da raccontare, tanti aneddoti, però ecco, Francesco dice che noi non tessiamo solo abiti, ma anche racconti. Infatti la capacità umana di tessere conduce sia ai tessuti sia ai testi. E le storie di ogni tempo hanno un telaio comune, che è la struttura, e la struttura prevede degli eroi, cioè delle figure positive che prevalgano su delle figure non positive. Ed è questa la nostra sfida, perché in ogni ambiente dobbiamo sempre andare a cercare degli eroi, delle positività da trasmettere. Però non sempre questi eroi, cioè quando noi partiamo in un qualsiasi territorio, che può essere qui a Chiavari come può essere a Boar o a Bangui o ad Algeri, gli eroi li incontriamo sul territorio, se abbiamo sempre occhi nuovi e buoni per vedere la realtà che stiamo lì a incrociare, occhi sempre nuovi. E in uno di quei primi viaggi degli anni 90 mi è sempre rimasta impressa una storia. E immagino che voi tutti conosciate la storia dei monaci trappisti trucidati a Tibirin, c'è il film Uomini di Dio, no? Che è stato, diciamo, diffuso alcuni anni fa, beatificati anni fa insieme con tutti i martiri dell'Algeria. Ebbene, con un collega fotografo ci siamo detti: bene, abbiamo già fatto un viaggio in Ruanda, Burundi, ex Zaire, dove andiamo adesso per lavorare? E ricorreva un anno dal ritrovamento delle teste dei monaci, dei 7 monaci trappisti, quindi maggio 97 siamo andati noi, sì, maggio 97. Quindi per arrivare 11 macchine di scorta, perché era il periodo della jihad islamica, del GIA, che colpiva i non musulmani. Poi se erano cristiani ancora meglio, se erano europei ancora meglio e se erano francesi ancora meglio. E se provenivano da testate cattoliche ancora meglio, il colpo doveva essere ancora più forte, quindi eravamo scortati. Quindi doveva essere un viaggio della memoria, quella ad un anno dal ritrovamento dei monaci uccisi. Invece la storia che mi ha preso di più è stata sono state altre due che si intrecciavano con quelle dei monaci. Io i monaci non li ho mai conosciuti. Perché arrivati davanti al monastero con tanto di scorta, ad un certo punto da un villaggio da sotto il monastero una signora si avvicina e di nascosto, lei aveva, sapeva il francese perché aveva studiato, però doveva parlare di nascosto con dei non musulmani. E la prima cosa che mi chiese è stata: ma torneranno i monaci? Io sono rimasto un po' perplesso, questa domanda non me l'aspettavo. Poi ad uno degli accompagnatori ho chiesto: ma il villaggio che è qui è un villaggio cristiano? E mi dice: scherzi, qui non ci sono cristiani, c'erano soltanto i monaci.
E allora ha incominciato a chiedere a questa signora perché mi facesse questa domanda. E lei mi disse che questi monaci avevano trasmesso a loro il sapore della vita, il valore della vita, questo sapore e il valore della vita. E soprattutto si ricordavano del medico, del monaco medico, il quale coltivava le fragole e quando andava a curare i bambini regalava le fragole e le caramelle ai bambini. E quindi era rimasto nel cuore di questa comunità e aveva edificato con l'amore la vita di queste persone. Entriamo nel monastero, e questa è la seconda immagine, vado verso le tombe dei monaci, a suo tempo non c'erano delle pietre sui sette diciamo cumuli di terra, ma c'erano soltanto dei cespugli di margherite. Però vedo il giardino in ordine, il monastero in ordine, la chiesa pulita, la chiesa, e chiedo ma sono già tornati dei monaci qua, perché qui è tutto in ordine. E loro mi dicono no, ma scherzi, ma figurati, adesso i cristiani sono nel mirino, ne avevano già fatti fuori una quindicina in quel periodo. Dico ma allora chi è che tiene questo monastero così pulito e in ordine? E mi dice sono loro, ed erano dei uomini musulmani di un villaggio, dello stesso villaggio della signora, che tenevano tutto pulito in ordine, perché così se fossero arrivati dei monaci anche il giorno dopo avrebbero trovato già tutto in ordine, e quindi tenevano in ordine il tutto. E a questa immagine è stata molto bella, perché siamo andati lì con uno scopo prefissato, quello di fare memoria dei monaci, e abbiamo invece fatto memoria di come la vita di questi monaci era diventata un tutt'uno nell'anonimato e degli eroi buoni per la vita di una comunità. Ed è un'immagine molto bella questa, ecco perché una storia, un filo che di questi monaci che si è intrecciato nella storia di una comunità abbastanza esigua, anonima, persone che, di cui i nomi sono i cui nomi sono sconosciuti per me, e quei monaci hanno detto non vogliamo dei nomi sulle nostre tombe, perché noi vogliamo rimanere anonimi come la gente che abbiamo scelto di amare. E questa poi un'altra storia, ecco, di un'altra storia appunto a proposito, ecco, del Centrafrica, quando si dice che il cronista parte perché deve tessere sui telai della comunicazione dei racconti costruttivi, perché comunque questi racconti diventano un legame sociale, come dice Francesco in questo messaggio. E in effetti poi tu vedi che questi legami sociali vanno oltre quella piccola comunità che tu sei andata a incontrare e ti sei immerso. E proprio in una città del Centrafrica, vicina a quella dove va spesso Don Fausto va a Buar, ma il Centrafrica, almeno in quella zona sud-occidentale, penso che se lo sia girato tutto, a Bozum, mentre eravamo lì per documentare la vita missionaria dei frati carmelitani, quelli che partono da Renzano, ad un certo punto vedo una giovane, una ragazza, dico ma tu chi sei, tu cosa ci fai qua? Insomma, in poche parole, era il vice sindaco di San Possidonio, di una zona terremotata dell'Emilia, e le chiedo ma tu perché sei qui? Sì, no, io sono qui a fare volontariato. Sì, ma come ci sei arrivata? Ma tu sei vice sindaco, hai da fare nel tuo paese. E lei disse guarda che io sono stata un po' stimolata dai frati cappuccini che sono venuti della nostra terra per alleviare un po' le nostre sofferenze, le nostre paure subito dopo il terremoto, mi hanno parlato tanto di Centrafrica e adesso quello che loro hanno dato a me io lo voglio portare in una terra molto lontana. Quindi anche in quella circostanza ero partito con un obiettivo, ma nel leggere il territorio ecco che mi sono trovato davanti un'altra storia di umanità, un altro eroe. E di storie se ne raccontano tante, come anche nelle aree terremotate, ecco perché poi quando si va a cercare una buona storia in grado di travalicare i confini dello spazio e del tempo e perché rimanga nella storia, come dice sempre Papa Francesco, però bisogna avere anche la capacità della denuncia. E questo è capitato nelle aree terremotate del centro Italia,
eravamo andati lì per vedere dove erano, come vivevano le famiglie negli alberghi. A un certo punto una mamma ci dice: noi vorremmo andare via da questo albergo, però ci darebbero anche i soldi per l'affitto, però sta diventando una difficoltà anche trovare una casa. Dico: ma per quale motivo? Addirittura le agenzie immobiliari ci chiedono 10 euro solo per andare a vedere una casa. Dico: questa cosa è strana, molto strana. Quindi con una della Caritas di quella diocesi lì, lei si è finta terremotata per chiedere un appuntamento ad un'agenzia immobiliare, la quale, noi eravamo col microfono lì vicino, la quale, questa agenzia, l'agente il quale, ha chiesto in effetti i 10 euro per andare a vedere la casa. E da lì è partita tutta la denuncia di questa situazione, si è mobilitato il sindacato degli agenti immobiliari. Non so che fine abbia fatto questa persona, però sta di fatto che da quel momento in poi in quella zona non sono stati più chiesti 10 euro, soprattutto alle famiglie di terremotate, questi sciacalli non hanno più chiesto, per andare a vedere una casa, per uscire dagli alberghi. E in quella situazione veramente mi sono sentito anch'io, come cronista di denuncia, un collante di legami sociali di una buona vita, di una nuova vita. Certo poi che per fare questo mestiere c'è bisogno di tante qualità ed è un esercizio quotidiano. Francesco dice: abbiamo bisogno di sapienza, coraggio, pazienza, discernimento. Quindi sapienza, coraggio, pazienza e discernimento. La parola più difficile, almeno per me, non è tanto la pazienza, ma è quanto il discernimento. Perché poi stare lì a valutare la parola giusta, con il peso giusto, la situazione giusta, il saper fare le domande. Il mio modello di riferimento è sempre quel giornalista dell'ANSA che nell'89 con tre sole domande ha cambiato le sorti di tutta l'Europa. Tre domande ha fatto, tre, non di più, ma tre domande di pochissime parole, e ha capito e ha fatto sapere al mondo che il muro di Berlino era ormai sgretolato. Tre domande ha fatto, ma bisogna saperle fare, ecco, però c'è bisogno di preparazione, di cultura, di storia, non ci si improvvisa in questo mestiere, non bastano le regole, bisogna studiare, e studiare sempre, 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 quello che diceva lui, no? Poi ti accorgi di aver fatto degli errori, quindi tornare alle basi. È vero, deve essere un ritorno continuo. Anche perché poi la scelta delle parole è importante. Adesso, ci piaccia o no, può sembrare anche presuntuoso, ma le giornaliste e giornalisti, noi giornaliste e giornalisti, siamo una comunità educante. Non ci sono soltanto le famiglie, i sacerdoti, io ci metto anche i sacerdoti o le suore, gli insegnanti. Lo siamo anche noi, perché dalle nostre parole dipendono tanti pensieri, dipendono anche un po' le sorti dell'opinione pubblica, e non ci si improvvisa in questo mestiere. Hai voglia a dire sì, tutti sono dei comunicatori, tutti devono e possono esprimere, devono poter esprimere il pensiero, ma le giornaliste e i giornalisti hanno delle regole. La nostra è una professione certificata che non può fare chiunque. La può fare solo chi è abilitato a farla. Gli altri possono essere degli opinionisti, ma non possono essere definiti né comunicatori e né informatori. Però ricordiamocelo, siamo una comunità educante. Un'altra immagine è quella della, che poi non è un'immagine, almeno per me, ecco, è la Bibbia. La Bibbia, ecco, qui diciamo oltre una settantina di libri che in qualche modo, non in qualche modo, di più in qualche modo ci dice che il Dio della vita si comunica raccontando la vita, e noi come giornalisti, non voglio neanche dire cattolici giornalisti o giornalisti cattolici, ma sicuramente giornalisti credenti, e abbiamo una responsabilità se ci definiamo credenti. Abbiamo la responsabilità di comunicare il Dio della vita a
in che modo? Raccontando e attraverso la vita delle persone, perché per noi Dio si è fatto uomo ed è molto importante, ed è importante essere testimoni. Io mi accorgo che quando vado così in giro a rappresentare TV 2000, la gente si aspetta da me che io sia un credente come loro, perché provengo da una comunità cristiana come la loro. E mi è rimasto impresso un episodio in Angola. A un certo punto il parroco ci dice: Maurizio, noi oggi andiamo a celebrare il Corpus Domini nella savana, però mangiamo tanto adesso e beviamo, perché guarda che tra le 9 e le 14 dovremo camminare nella savana e sarà dura. Dico: ma è lontana questa comunità? Sì, bisogna partire presto. Appena siamo arrivati in questa comunità nel sud dell'Angola, ad un certo punto i bambini, spaventati, sono scappati, perché non avevano mai visto una persona che non fosse angolana, e si erano spaventati. Giusto qualche anziano si ricordava ancora qualche colonizzatore portoghese. E all'inizio della celebrazione le persone erano contente di vedere delle persone diverse, quindi ero io il diverso in quella situazione, che partecipavano ad una celebrazione cristiana con loro e come loro. Il parroco all'inizio ci ha ringraziati, e io dico: Don Giuseppe, guarda che Don Giuseppe, non è che tu che devi ringraziare me, sono io che devo ringraziare te, perché la testimonianza di fede che sta dando questa comunità per me è importantissima, cioè io veramente vado avanti. Lui dice: no, guarda che tu stai facendo un regalo a questa comunità che è inimmaginabile, tu stai rilanciando la mia catechesi per i prossimi 2 o 3 anni, perché per loro sapere che c'è una persona lontana che professa la loro fede non fa altro che confermare la loro fede, perché loro non hanno la possibilità di incrociarsi con persone al di fuori del loro villaggio, ma tu oggi sei qui, sei venuto qui e hai confermato la loro fede. A me queste parole oggi, a risentirmele nella testa e nel cuore, mi mettono ancora i brividi. Io, un giornalista, un cronista, che vado lì a confermare la fede di una comunità, ma chi mai l'avrebbe immaginato una cosa del genere? Eppure i giornalisti credenti, e qui mi rivolgo a tutte le persone che lavorano per la Chiesa e con la Chiesa, questa è una missione, una testimonianza, che ci piaccia o no, oltre ad essere una comunità educante, siamo anche una comunità credente, e questo nostro essere credenti, nella nostra umiltà ovviamente, nel nostro essere persone che sbagliano in continuazione, però abbiamo anche questa responsabilità. E poi c'è anche una spiritualità che noi credenti dobbiamo coltivare. Infatti io quando vado in giro per il mondo cerco di andare il meno possibile negli alberghi, ma di farmi ospitare nelle comunità religiose, perché ci si ritrova e c'è anche una possibilità di poter condividere una spiritualità per ricaricarmi, perché quando si è fuori, lontano dalla famiglia, una moglie, un figlio che aspetta, che stanno in ansia per te perché sanno che qualsiasi cosa può succedere, allora c'è bisogno di una preghiera anche per imprimere coraggio a se stessi e alla famiglia che si lascia alle spalle, per le quali si continua ad avere una responsabilità anche quando si va fuori, non soltanto quando si è in casa. E quindi come giornalisti credenti penso che si abbia una responsabilità anche nei confronti delle famiglie che abbiamo a casa, perché se poi noi facciamo gli splendidi fuori, no? E poi a casa non lo siamo, allora viene a mancare un qualcosa, e ogni volta è una sfida, ecco, tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro. Io dico sempre che ho due direttori, il direttore della testata e mia moglie, e sono tutte e due sullo stesso livello, anzi la moglie viene prima, ecco, quindi, e anche mio figlio che è un altro direttore. Grazie veramente per questa pazienza. Grazie di essere intervenuti e di aver partecipato a questo momento che è di famiglia, ma vuole essere per tutti,
coloro che condividono questa professione. Sono sicuro che, come frutto di questo incontro, vorremmo sempre meglio raccontare la vita. Credo che questa sia la risposta al messaggio del Papa e sia anche quello che davvero può aiutare le persone, raccontare la vita nei suoi vari aspetti. Credo che questo sia un proposito che ci portiamo dietro. Grazie e buona giornata. Grazie.